Il mondo sta andando verso una polarizzazione molto forte. Professionalità da una parte, quindi specializzazione, ovvero digitalizzazione, tecnologia. Ecco, noi cerchiamo di prendere il meglio dei due mondi valorizzando quello che è il professionista. Come facciamo a crescere più degli altri? Grazie a quello in cui Davide eccelle, cioè ragionando un po' fuori dagli schemi e cercando di mantenere una struttura un po' da start-up, nel grande rispetto ovviamente delle regole e delle norme che governano ovviamente il sistema finanziario italiano. E noi siamo partiti di fatto nel 2011 proprio da questa idea, dal dire, cavolo, uno su tre delle persone che esce, che entra, vuole entrare nel mondo del lavoro, rimane disoccupato. Abbiamo il 33% di disoccupazione giovanile, e dall'altra, però, questo è un bacino incredibile di persone, di talenti che hanno energia, che hanno voglia di fare, che devono purtroppo pensare che non possono semplicemente inserirsi nel sistema e continuare a seguire un percorso come avevano fatto i loro genitori. Ma bisogna oggi purtroppo prendersi un po' in mano la propria vita e costruirsela. E così è nata l'idea di fatto di costruire dei luoghi di co-working, dei luoghi di condivisione in un mercato che citava prima Maria Mosche, il mercato dell'immobiliare in Italia ha circa 6 milioni di immobili inutilizzati e dall'altra a livello mondiale il co-working cresce del 96% mese su mese. Allora, il tema vero è che ci si è resi conto che il bisogno, la domanda del mercato era totalmente diversa, aveva bisogno di partire da basi diverse e così è nata l'idea del costruire dei luoghi di coworking, prima a Brescia, poi in Italia, oggi sono 25 in 8 paesi europei che provino davvero a supportare la nascita e lo sviluppo di talenti nel mondo digitale, costruendo un ecosistema dove questi possano realizzare i loro progetti, portare avanti le proprie idee in un ecosistema che li aiuti a farlo. Hanno avuto appunto queste fintech la possibilità di operare in un ambiente molto più flessibile e molto più semplice. È evidente che quindi a un certo punto le istituzioni finanziarie italiane ed internazionali hanno potuto beneficiare dei processi andando a fare proprio un'attività di cherry picking, cioè di individuare quelle che sono le iniziative più interessanti in ambito di innovazione. Potremmo parlare di robo advisory, potremmo parlare di innovazione nel mondo dei pagamenti che è stata assolutamente disruptive. E in questo modo quindi poter partecipare a quel processo di trasformazione digitale che è stato assolutamente più importante.